E intanto possiamo dire che i concetti chiave che rappresentano la differenza tra la polis e le altre strutture politiche sono il concetto di sovranità e il concetto di cittadinanza. La sovranità nelle monarchie orientali era attribuita ad una sola persona e gli arrivava generalmente per potere divino. Mentre nelle polis la sovranità appartiene al popolo e casomai è il popolo che può delegare la sovranità a qualcun altro. Il concetto di sovranità si fonda su quello di cittadinanza, perché il popolo della polis è rappresentato appunto dai cittadini. E chi erano i cittadini della polis? I cittadini della polis erano quelli che erano nati da padri a loro volta cittadini, sono strettamente legati l'uno all'altro. Aristotele scrive che l'uomo è un animale politico. Ciò vuol dire che l'uomo si può dire veramente uomo soltanto in quanto esprime la sua umanità nell'esercizio dei suoi diritti politici.